rappresenta un segnale incoraggiante, cui devono seguire altre scelte strategiche che del medesimo segno. Penso ad esempio al controllo dell'impatto ambientale dell'evento. Detto ciò, la candidatura di Roma alle Olimpiadi deve essere portata avanti seguendo il percorso tracciato dal nuovo codice degli appalti, approvato da questo Parlamento, mettendo in campo forme di dibattito pubblico nelle comunità locali interessate alla realizzazione di progetti che prevedono grandi progetti infrastrutturali che impattano sull'assetto del territorio. Con l'auspicio che queste premesse vengano attuate, esprimo il voto favorevole della componente socialista alle mozioni sulle quali il Governo ha espresso parere favorevole. Grazie. Grazie collega. Adesso il collega D'Alessandro, prego. Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, con la candidatura della città di Roma ad ospitare i Giochi Olimpici e Paralimpici del 2024, la capitale d'Italia ha l'occasione di cogliere una grandissima opportunità. Lo sport è da sempre un fattore centrale per il nostro Paese, non solo dal punto di vista sociale, ma anche economico. Un modello organizzativo esemplare può contribuire a promuovere ulteriormente la pratica sportiva nel nostro Paese e a formare la classe dirigente del futuro, sportiva e non solo. Roma ha inoltre la possibilità in questo modo di rinnovarsi dal punto di vista delle grandi opere infrastrutturali che si renderebbero necessarie per un evento come questo e contemporaneamente le imprese romane avrebbero una spinta concreta per reagire ad una crisi che da troppo tempo le sta investendo. La candidatura olimpica, se ben governata, darebbe un'iniezione di fiducia agli imprenditori e potrebbe contribuire fortemente alla loro volontà di rilanciare le proprie aziende, costituendo un volano per lo sviluppo del territorio. La capitale merita di ospitare le Olimpiadi, ma la sua immagine va tutelata e salvaguardata agli occhi dell'opinione pubblica internazionale e soprattutto a seguito delle ultime vicende che hanno colpito la città. Per questo noi di Alleanza Liberal Popolare Autonomie siamo favorevoli a tutte quelle iniziative che, attraverso i suggerimenti di autorevoli esponenti del mondo giuridico, vedi la costituzione del Comitato dei Garanti nel dicembre del 2015, permettano di attivare procedure e proposte normative che garantiscono trasparenza e legalità nella preparazione dell'evento. I giochi rappresentano oltretutto una vetrina per sostenere l'immagine dell'Italia, per ribadire il valore distintivo e di garanzia del Made in Italy, compresa la capacità riconosciuta a livello internazionale di organizzare grandi eventi di successo. Roma, città internazionale, fulcro della civiltà mediterranea, deve essere anche la capitale dell'accoglienza e su questo le nostre strutture ricettive non dovranno essere impreparate. Questo può rappresentare quindi più turismo e maggiori benefici in termini sociali ed occupazionali. Inoltre sarà possibile riqualificare le periferie, ammodernare i centri sportivi e studiare nuovi progetti di viabilità sostenibile. Onorevoli colleghi, nelle ultime settimane abbiamo assistito alla proposta da parte di alcune forze politiche di indire un referendum consultivo comunale per consentire ai cittadini romani di esprimersi sulla candidatura olimpica del 2024. Noi rispondiamo a queste forze politiche che la partecipazione diretta, quindi effettiva e democratica, non può che ritenersi positiva, ma nello stesso tempo ci auguriamo che la cittadinanza romana si esprima favorevolmente alla realizzazione dell'evento. Per questo, noi di Alleanza Liberal Popolare Autonomie ci faremo promotori in tutte le sedi opportune, anche attraverso la creazione di un comitato, per far sì che si raggiunga quello che potrebbe essere un grande successo non solo per la città, ma per l'Italia intera. Grazie. Grazie collega. Adesso la collega Brignone, prego. Presidente, onorevoli colleghi, è pacifico ritenere lo sport e quindi a maggior ragione i Giochi Olimpici lo strumento di condivisione di valori sani, di opportunità occupazionale, di incremento del turismo, di condivisione sociale e di tutto ciò che di positivo sa trasmettere lo sport. Ma è bene ricordare che solo 3 anni fa l'allora Presidente del Consiglio ha rinunciato alla candidatura di Roma 2020 a causa della crisi economica che l'Italia attraversava e di cui ancora oggi non è uscita. Cos'è cambiato dunque da poter essere così sicuri che la sfida del 2024 possa lasciare in eredità al Paese e alla città di Roma solo benefici? I dati di cui disponiamo costituiscono uno scenario alquanto approssimativo, poiché non includono tutti i costi, ma soltanto quelli direttamente collegati all'organizzazione e alla gestione delle manifestazioni sportive e dunque costituiscono una stima al ribasso. È risaputo che ogni manifestazione olimpica ha puntualmente dovuto registrare un forte incremento dei costi rispetto al budget iniziale, in media del 179%. Prendiamo ad esempio solo le 2 città che negli ultimi anni hanno ospitato i giochi, Londra 2012 e le Olimpiadi invernali di Sochi nel 2014. Entrambe hanno registrato la più alta spesa di sempre per oltre 50 miliardi.